Chi è Giselda Torresan del Grande Fratello? Giselda Torresan è una figura emergente nel panorama televisivo italiano, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 2023, condotto da Alfonso Signorini. Nata ad Asolo, in provincia di Treviso, nel 1989, Giselda è conosciuta per il suo attivismo ecologico e per il suo legame con la montagna, specialmente con il Monte Grappa, dove vive attualmente. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, lavorava come operaia turnista in una fabbrica di stampaggio plastica, conducendo una vita semplice e dedicata al lavoro, alla famiglia e alla sua passione per la montagna. Ha girato tutte le vette del Veneto e del Trentino, conoscendo tutti i percorsi. Oltre al suo lavoro di operaia, Giselda ha conseguito una laurea in scienze ambientali e si è fatta notare sui social per il suo impegno ecologico, guadagnandosi l'etichetta di influencer ecologista. Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, Giselda ha avuto momenti di visibilità che hanno toccato il pubblico. In particolare, ha condiviso una delusione amorosa, passata che l'aveva quasi spinta verso l'anoressia, mostrando una notevole forza interiore nel superare tale sfida personale. In un altro momento, ha mostrato la sua vulnerabilità lasciandosi andare ad un momento di sconforto. Giselda ha anche avuto momenti leggeri e felici nella casa. Un episodio romantico ha visto una proposta di matrimonio da parte del coinquilino Giuseppe Garibaldi, creando un'atmosfera da favola con una vasca idromassaggio, petali di rosa sul pavimento, champagne, frutta, anche se non era chiaro se si trattasse di un vero e proprio viaggio di nozze. Tuttavia, non tutto è stato rose e fiori per Giselda. Dopo una puntata, ha avuto un crollo emotivo, in parte dovuto alle nomination ricevute e alla reazione del pubblico, dimostrando ancora una volta la sua umanità e la capacità di mostrare emozioni genuine di fronte alle sfide presentate dal reality show. Giselda Torresan rappresenta una figura genuina e appassionata, che ha portato una boccata d'aria fresca nel contesto spesso artificioso del reality show. Il suo percorso nel Grande Fratello 2023 ha offerto al pubblico un'immagine di una persona semplice ma determinata, con una forte etica del lavoro e un amore profondo per la natura e l'ambiente.